Nel 1964 lo sottoscritto decide di partire con l'avventura sulla strada del blues, fonda la Trail Blues Band, non c'erano altri nomi, non mi andava di chiamare come i nomi che si usavano nel rock progressive. Allora ho detto, va, chiamiamola con il mio nome, Trail Blues Band. Era chiaro che cosa facevamo, blues. Mai e poi mai mi sarei aspettato di festeggiare 40 anni di carriera, 40 anni di concerti, 40 anni di fatiche, 40 anni anche di grandi soddisfazioni. All'inizio non ero partito con l'armonica. L'armonica, come tutti voi sapete, è lo strumento principe del blues. Io ero partito con il basso elettrico, con la chitarra, con il sax, con la tromba. Alla fine ero scarso in tutti questi strumenti. Alla fine ho deciso, va bene, pigliamo un'armonica e vediamo se mi porta fortuna. Suonammo per un certo periodo dal 74 al 76 dappertutto. E nel 76 arrivò l'esperienza discografica. Mi viene da ridere perché fu un disco registrato in 3 ore, in un pomeriggio. Un disco completamente in diretta, dove cercammo di mettere tutta la nostra passione. Erano i momenti del jazz d'avanguardia, erano i momenti del rock progressivo, i canzonieri di musica popolare, il blues non era conosciuto, non si ascoltava in televisione, non si ascoltava nelle radio, che comunque erano ancora poche. Poi per fortuna qualche anno dopo è arrivato il film The Blues Brothers e la gente riconobbe in quella colonna sonora del film molte canzoni che magari aveva ascoltato ai concerti della Trail Blues Band. Furono i primi passi molto difficili. In 40 anni ci sono stati tantissimi bei momenti, bellissime collaborazioni, una tra tutte quella con Frank Zappa, che mi ha chiamato sul palco 2 volte nel 1988, con James Cotton, con Bob Margolin, con Jerry Portnoy, Sugar Blue, Onsic James, e sono tutti, ogni concerto, ogni situazione, ogni momento live di musica rappresenta qualcosa di indescrivibile. Ricordo con piacere molti album. Uno di questi è Sunday's Blues del 1988, che mi ha fatto conoscere il grande tastierista Chuck Liddell. Poi sono molto legato al blues in teatro, perché per la prima volta un gruppo di blues italiano ha avuto la sfrontatezza e il coraggio di portare il blues nei teatri, e anche questa è stata una scommessa che abbiamo vinto. Spero che siano contenti anche quelli che mi seguono dagli inizi, sono tanti. Una volta erano dei giovani, adesso come me hanno i capelli bianchi, però c'è la voglia la stessa, il modo di intendere il blues è lo stesso di tanti anni fa. Grazie a tutti, ci vediamo, io vi saluto, ripido il mio treno sulla strada del blues. Se volete sapere di più sui concerti del quarantennale della Trail Blues Band, andate sul sito trailbluesband.com oppure sul sito del fan club tbbfanclub.com. Mi raccomando, io vi aspetto, non deludetemi, ok? Ciao!